sembra che questa torta che vi faccio oggi abbia avuto più di 1 milione di view. Quindi vediamo cosa ci serve. 2 banane belle mature. Prendiamo le nostre banane e andiamo a cuore. La padella, siamo quasi. Avere una consistenza omogenea e gialla, aggiungiamo il latte, un pizzico di sale e poi prendiamo la farina e aggiungiamo poco a poco. Un po' alla volta. Sembra un dolce molto veloce e facile, però vedremo come ci viene. Noi continuiamo a mescolare. Bella consistenza fino adesso, vedremo. Mai fatta una torta in padella in vita mia. Sembra che questa ricetta viene dal Marocco. Comunque la consistenza è bella, sembra anche, non lo so, il frullato per fare il pancake oppure le crepe. Guardate, adesso ci aggiungiamo il lievito, il nostro lievito, e un po' di vaniglia per dare un po' di profumo.
non riesco mai a capire perché. Ok, ce l'ho fatta. Prendiamo il nostro frullato, la nostra torta, faccio fatica a accettare che ho una torta, e lo mettiamo in padella, mettiamo tutto in padella e incrociamo le dita, come incrocio. Speriamo che ci venga bene. Prima torta in padella, ragazzi. Prima torta in padella. Buono. Adesso facciamo cuocere per 15-20 minuti questa torta in padella, prima volta, come dicevo. Eccoci qua con la nostra torta quasi pronta, quindi adesso la dobbiamo girare verso l'altro lato, e per questo usiamo un coperchio. Io ho usato un coperchio, ma prima di tutto facciamo questo lavoro su tutti i bordi. Come vedete, usate anche una forchetta. Poi con un coperchio giriamo la torta verso l'altro lato. Questo è l'esercizio che ho trovato un po' più complicato con questa torta, quindi state attenti perché io mi sono bruciata purtroppo. Quindi la giriamo così, e adesso guardate che bellezza, sono rimaste un po' 2-3 banane. Quindi facciamo il flip della torta, attento solo perché questa è una parte delicata. Aia, ce l'abbiamo fatta. Adesso lasciamo cuocere l'altra parte solo per 5 minuti circa, e la nostra un piatto per poterlo rovesciare così, e eccoci qua con la nostra torta, cara. Banana. Adesso andiamo a assaggiare. Eccoci, ragazzi, con la nostra torta di banana in padella. Mai fatta in vita mia, come vi ho detto, questa è una torta, sembra che abbia fatto più di 1 milione di view su YouTube.
Comunque la ricetta è fatta molto bene, semplice. Abbiamo seguito le istruzioni di questa ricetta e ci è venuta veramente molto bene, facile da fare. E l'unica difficoltà, dovrei dire, è quando si cerca di stonare questa torta in padella, perché mi sono bruciata, infatti, e a volte ci rimane un po' dei pezzi di banana nella padella. Però sinceramente adesso andiamo a assaggiare e vediamo se veramente ho già fatto un casino. Intanto entrambe le parti sono veramente belle, vedete? Questo è il rovescio, questa è la parte con la banana in caramelle. Adesso assaggiamo questa torta. Che pezzo grande. È buonissima. Questa la mattina con un cappuccino, non vi dico che gusto. Incrocio, alla prossima.